La gente va a votare sempre meno, purtroppo. La politica cerca di diventare più attraente e accattivante in che modo? Beh, una volta era con la battaglia di idee, oggi non c'è tanta battaglia di idee e quindi si cerca di comprare il voto. Non voglio dire con questo che siano episodi legalmente considerabili di corruzione. Però nel complesso gli stati si svendono per, nello sforzo di creare consenso, ma così facendo hanno sempre meno risorse per fare le cose che uno stato dovrebbe fare e perdono consenso. Oggi lo stato, i partiti, chi è al governo, per acquisire consenso paga non di tasca propria, ma con i soldi dello Stato, e vengono fuori o maggiore tasse per altri o maggiore debito pubblico per i nostri figli in futuro. Presidente, l'Europa sta attraversando una fase molto difficile, diciamo i teatri di guerra, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un ruolo diciamo di mediazione che è decisivo, rispetto al quale potrebbe essere decisivo, rispetto al quale però c'è una disaffezione verso l'Europa. Il sentiment che gira in questa campagna elettorale di un'elezione un po' di serie B, come si può riportare al centro del dibattito l'interesse soprattutto nel nostro paese per le vicende europee? È verissimo che la campagna elettorale in Italia, ma anche in altri paesi, per le europee si fa su altri temi, si parla di altre cose. Però guardi, l'altro giorno vedevo dei sondaggi di una delle società che pubblicano questi dati, non è vero che la tendenza ad apprezzare l'Europa è diminuita. Anzi, una cosa che voglio sottolineare e che trovo estremamente interessante è che dappertutto e molto anche in Italia, alla domanda vorreste politiche comuni europee là dove serve, per esempio per la difesa, contro il cambiamento climatico, eccetera, la risposta è sì, dell'opinione pubblica, dei cittadini. Io in questo vedo un bel messaggio, perché tutti dicono ci vorrebbe la difesa comune, ma i cittadini la vogliono davvero, perché capiscono che se no andiamo tutti a finire male. Però la politica nazionale nei singoli paesi, non solo in Italia, tende a frapporre ostacoli, perché non è entusiasta di perdere potere. Ma quindi io penso che, così come per la politica interna, occorre veramente... Questo libro è scritto per i miei concittadini, prima ancora che per i politici. Signori, questo è il momento del risveglio. Non possiamo essere così poco esigenti verso chi governa, dico in generale, non verso questo particolare governo. Analogamente, l'Europa non è o non è più una manna che viene giù dal cielo gratis, come è stato per certi anni. Quelli che hanno voluto formare l'Italia unita hanno dovuto conquistarla con enormi sacrifici. Oggi l'Europa, secondo me, se la lasciamo semplicemente nelle mani dei governi, ha tendenza a sfaldarsi più che a rafforzarsi e andare verso un'Europa più unita. Quindi è il momento in cui i cittadini dovrebbero diventare, anche sulle questioni europee, molto più esigenti nei confronti dei loro governi, non lasciarsi infinocchiare.